Il telelavoro, che solo pochi mesi fa era vista come un'ipotesi del futuro, con l'emergenza del Covid-19 ha cambiato nome. Ora si chiama smart working ed è entrato di prepotenza nella vita di una quantità di famiglie che si sono trovate a dover modificare i loro ritmi, trasformando almeno parte dell'appartamento in un vero e proprio ufficio, in una postazione di lavoro. Naturalmente una cosa importante, il telelavoro non è che trasformi tutti i giorni in giorni di festa, per cui i pranzi, le cene, le occasioni di rapporto col cibo nella giornata devono essere calibrate secondo le effettive esigenze di chi il telelavoro lo pratica. In effetti, anche per chi lavora da casa, il momento peggiore, il momento più pesante della giornata è il primo pomeriggio, quando compare inesorabile quella sonnolenza che non a caso si chiama post-prandiale, perché dipende molto dal fatto che dopo pranzo l'organismo impegna gran parte delle sue risorse nel lavoro di digestione, sottraendole per esempio al lavoro mentale. Ecco, che cosa fare allora? Puntare sulla digeribilità. Un pranzo estremamente digeribile, il che non vuol dire assolutamente poco gustoso, anzi al contrario, è la garanzia migliore per continuare a lavorare con la necessaria concentrazione e in questo aiuta moltissimo sia la quantità che la qualità degli oli che scegliamo. Poi arriva il momento in cui dopo tanto lavoro c'è bisogno di fare rifornimento di energia ed una buona merenda è non soltanto uno snack così per spezzare il tempo, ma effettivamente un vero e proprio mini pasto importante per l'equilibrio nutrizionale complessivo. E infine la cena. In questo periodo non è facile dormire sonni tranquilli, la leggerezza della cena diventa quindi un elemento importante per favorirli. Leggerezza che peraltro aiuta anche il normale ritmo del nostro organismo che di notte privilegia le attività di riparazione e costruzione dei suoi tessuti, dei tessuti corporei. Ed ecco allora che anche in questo caso la scelta degli oli diventa importante nel momento in cui ci servono per dare all'organismo tutto il materiale di cui ha bisogno. E allora ecco tre oli da portare in tavola per altrettante occasioni di consumo durante la giornata alimentare. A pranzo, all'insegna della digeribilità, merita un posto d'onore in tavola l'olio extravergine di oliva. Proprio il suo gusto è dato da delle sostanze, da degli oli essenziali che agiscono potentemente sulla digestione favorendola e quindi prevenendo quella sonnolenza post-prandiale di cui abbiamo parlato. Poi a merenda, se si va un pochino in calo di energia, non puntiamo solo sugli zuccheri, può essere l'occasione di interrompere i ritmi del lavoro con uno snack anche salato, per esempio una bruschetta, una classica bruschetta ancora con dell'olio extravergine o magari con dell'olio di avocado, che all'extravergine assomiglia molto perché viene comunque dai frutti come composizione in grassi, ma ha un gusto diverso e decisamente piacevole. Per finire, a cena, ecco l'occasione buona per valorizzare l'olio di semi di lino, che è ricchissimo di acidi grassi polinsaturi che durante il riposo notturno servono a contribuire alla costruzione dei tessuti corporei, primi tra tutti le membrane cellulari.